Allora, se siamo d'accordo, se ci sono nominativi, perché vi ricordo che quando si discusse la pratica che si cercò di dire che un componente fosse dato alla maggioranza e un componente all'opposizione, si disse in aula, se siamo d'accordo e se ci sono nominativi si potrebbe andare avanti. Bene. Consigliere R. Sì. Allora, noi abbiamo pensato di inserire all'interno della commissione Antonio Caldarera. Bene. Grazie. Antonio Caldarera. Consigliere Rombi Nicola. Seguendo le linee di indirizzo che con cui abbiamo anche scritto il regolamento della Galleria Europa, siamo andati incontro a una figura che abbia, oltre alle capacità artistiche, anche un risvolto sociale nel contesto camaiorese. E ci siamo ritrovati nel nominativo di Franco Benassi, che è una persona radicata nelle tradizioni di Camaiore, nei tappeti di segatura, è stato un professore di discipline artistiche ora in pensione, è stato vicepreside di una scuola media al Varignano e sta curando e cura il programma delle manifestazioni estive a Pievelici, del programma musicale e culturale. È comunque una persona di capacità artistica, è un artista e penso che possa andare avanti e dare il suo contributo allo sviluppo della Galleria Europa. Abbiamo inoltre il nominativo del supplente, nel caso in cui, augurandoci che non serva, del supplente nel caso in cui non venga meno, è brutto, insomma. Nel caso in cui dia le dimissioni il candidato. E naturalmente ci siamo confrontati con Franco Benassi, in quanto è corretto che nel caso in cui ci fossero delle problematiche è giusto che un suo conoscente prosegua il lavoro o insomma sia in contatto con lui, e ci ha fornito un nominativo, che è Simonetta Petrarchi, che è una dirigente scolastica all'Istituto Don Lazzari a Pietrasanta, ha un'associazione culturale e anche lei nelle tradizioni popolari, nei tappeti di segatura. Grazie. Grazie. Se non ci sono altri interventi, allora, se per favore date un nominativo di un supplente. Sì. Il nome del supplente è Ludovico Geirut. Allora, per quanto riguarda la modalità di votazione, il segretario mi diceva che ogni consigliere può esprimere due nominativi. Ci sono, sì, prima chiaramente si vota per il membro effettivo e poi per il supplente. Comunque, per il membro effettivo ogni consigliere può esprimere i due nominativi. I due nominativi sono il Caldarera, Antonio Caldarera e il professore Franco Benassi. Professore Caldarera? Franco Benassi. No, sì, sì. Quindi invito gli scrutatori a voto segreto.
Dopo, nel frattempo che gli scrutatori mettono le schede nell'urna, se siete d'accordo i capigruppo, visto che come diceva il sindaco dovrà essere fatto un consiglio comunale entro l'8, se siamo tutti d'accordo venerdì mattina si potrebbe fare la capigruppo, perlomeno stabiliamo venerdì mattina alle 9. Il capigruppo sono tutti presenti, giusto? Patrizia? Capigruppo. Quindi non occorre dare comunicazione, no? Non occorre dare comunicazione, è già una comunicazione ufficiale. Allora, venerdì mattina dicevo venerdì mattina alle 9 si fa la capigruppo. Quindi non diamo comunicazione, ho già dato un consiglio comunale, se siamo tutti d'accordo alle 9 venerdì mattina. Allora invito gli scrutatori. Gloria, Micheli, si comincia. Benassi, Benassi Franco. Benassi Franco. Benassi. Benassi Franco. Cardarera Antonio. Franco Benassi. Grazie. Franco Benassi. Franco Benassi. Franco Benassi. Benassi. Franco Benassi. Benassi. Franco Benassi. Franco Benassi. Caldarera Antonio. Caldarera Antonio. Caldarera Antonio. Caldarera Antonio. Caldarera Caldarera Antonio. Franco Benassi. Franco Benassi. Antonio Caldarera. Caldarera Antonio. Allora do lettura della votazione. Allora, Franco Benassi 16 voti e Caldarera Antonio 9 voti. Allora invito gli scrutatori a dare le schede per la nomina dei supplenti. Allora, forse per la difficoltà del cognome può bastare anche il nome, segretario. No. Allora, vi ricordo i nominativi: Petrarchi, Simonetta Petrarchi, Petrarchi e Ludovico. Allora, io vi dico, lo leggo come si scrive: J.I. Ruth. Grazie.
Prego. Jairut. Ludovico Jairut. Ludovico Jairut. Petrarchi. Simonetta Petrarchi. 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 Simonetta Petrarchi. Simonetta Petrarchi. Petrarchi Simonetta Jairut Ludovico. Petrarchi. Simonetta Petrarchi. Simonetta Petrarchi. Ludovico Jairut. Ludovico Jairut. Jairut Ludovico. Simonetta Petrarchi. Ludovico Jairut. Petrarchi. Ludovico Jairut. Jairut Ludovico. Simonetta Petrarchi. L'ultimo. Sì. Petrarchi. Ah, questi sono Petrarchi. Questi sono Petrarchi. Questi sono Jairut. Questi sono Jairut. Sì, allora, do lettura della votazione. Sono stati eletti membri supplenti la signora Simonetta Petrarchi con 15 voti e il signor Ludovico Jairut con 10 voti. Bisogna rendere immediata la delibera, l'immediata eseguità della delibera. All'immediata eseguità della delibera, favorevoli? Contrari? No, l'immediata eseguità della delibera, tutti favorevoli.